Parlamento di San Vito, interviene Bassano Accessibile, l'associazione spiega come sono andate le cose, ma di accessibilità neppure l'ombra. Il comune di Bassano costretto a difendersi ancora davanti al TAR, questa volta in ballo ci sono le sale slot. Vicini di tuffe, danni anziani anche nel bassanese, carabinieri hanno arrestato dei napoletani. Buche rumori insopportabili lungo la Val Sugana, a Capane residenti non dormono più, chiedono basta. Dopo quartiere Firenze e San Vito, profughi e lavoro anche in quartiere Angarano e li abbiamo incontrati. Un nuovo alleato per le Olimpiadi invernali sui nostri monti è Mario Pozza, presidente di Union Camera del Veneto. Interrogatoria procura per l'assessore di Cittadella accusato di avanze sessuali per favorire pratiche amministrative. Buonasera telespettatori, apriamo il nostro telegiornale parlando del ponte di San Vito. Ora ad intervenire è Bassano Accessibile, l'associazione più volte è stata chiamata in causa e ora mette i puntini sulle i e spiega come sono andate le cose. Nel frattempo di accessibilità neppure l'ombra. Sul ponte inaccessibile di San Vito ora interviene Bassano Accessibile. Un ponte su cui prima ancora della posa sono transitate le polemiche e allora ecco come sono andate le cose. Nuova versione su come è stata presa la decisione di andare avanti con i lavori del ponte di San Vito anche senza la possibilità di accesso ai diversamente abili. A mettere nero su bianco la propria diversione è l'associazione nata nel 2016 Bassano Accessibile. Una nuova versione che ricostruisce tutto ma non chiarisce di chi sia la responsabilità di un ponte che rimane comunque lo si guardi inaccessibile. Non si può non chiedersi cosa sarebbe successo se Bassano Accessibile avesse deciso di puntare i piedi e di pretendere che quel ponte fosse davvero accessibile a tutti. Abbiamo avuto diversi incontri con l'assessore Campagnolo, il sindaco Poletto e il dirigente, spiega l'associazione che sulla carta tutela la possibilità di fruizione delle opere pubbliche da parte dei diversamente abili. Sono state valutate le diverse soluzioni possibili, anche se la forte pressione mediatica era nel senso di ripristinare il collegamento il prima possibile. Pressione e quindi fretta, che a quanto pare non sono state buone consigliere. A seguito delle nostre pressioni, continua l'associazione, abbiamo avanzato due proposte sotto altrettanti punti di vista. Abbiamo chiesto di inserire due rampe e se possibile abbassare la quota di calpestio, ma ci sono stati prospettati tempi lunghi. Abbiamo poi chiesto l'inserimento di due elevatori sui lati ovest e est, soluzione scattata perché troppo onerosa. Infine i rappresentanti dell'associazione hanno partecipato anche alla riunione con i quartieri, presentando come avrebbe potuto essere un percorso protetto su via Quarta Armata e viale Venezia. Questa soluzione alternativa, anche se sicuramente non la migliore, è stata ritenuta la più praticabile. Nuova versione dunque, vecchi problemi, spiegazioni che non spianano l'accesso alla passerella che doveva unire la città, ma che invece ha finito per dividerla tra abili e diversamente abili, bollando Bassano come inaccessibile. Con buona pace di Bassano Accessibile. E continuiamo a chiedervi, telespettatori, attraverso il nostro TG Linea Aperta, perché Bassano non è a misura di disabile. Quindi diteci la vostra opinione, quello che pensate ai numeri che state vedendo in sovraimpressione. Il comune di Bassano è costretto a difendersi ancora davanti al TAR. Questa volta in ballo ci sono le sale slot. Il comune di Bassano dichiara guerra alla ludopatia e per contro si trova costretto a difendersi in tribunale. Sono 5 infatti i ricorsi al TAR presentati da altrettante società titolari di sale slot e macchine da gioco contro l'ordinanza emanata ad inizio anno dal sindaco Poletto. Proprio i primissimi giorni dell'anno ho dato un giro di vite sugli orari entro i quali le sale slot ma anche le macchinette che sono poste nei tabaccai o nei bar possono essere in esercizio, possono funzionare. Prima era dalle 10 del mattino fino alle 24. Oggi è dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 22, allineando tra l'altro questi orari con quanto scelto anche dagli altri sindaci in conferenza di sindaci. Un giro di vite che proprio non è piaciuto alle sale slot che oggi chiedono la sospensione di quell'ordinanza e il conseguente annullamento delle prescrizioni restrittive in essa previste. Da parte sua il comune non ha dubbi. Negli ultimi anni sono cresciuti ancora i casi di ludopatia nel bassanese. In ballo c'è la salute dei cittadini in cui il primo responsabile è proprio il sindaco. I dati dell'USL ci dicono che le ludopatie, cioè il gioco patologico, sta aumentando. Per cui noi sindaci, che siamo i garanti anche della salute pubblica, credo che abbiamo l'obbligo di fare tutto ciò che è in nostro potere per limitare i danni e limitare che sempre più persone entrino nelle spire di questa malattia terribile. Adesso un passo indietro dunque, anzi Poletto si dice
pronto alla battaglia. Noi non ci facciamo intimidire da questo, anzi aggiungo che abbiamo anche aumentato i controlli, perché poi questi orari devono anche essere fatti rispettare, e abbiamo anche aumentato già l'anno scorso la sanzione, che da 50 euro è passata a 400. Una battaglia, quella dell'amministrazione comunale, che noi direttamente facciamo nostra, convinti che la salute di tutti valga molto di più degli interessi di pochi. Siamo alla cronaca con una brillante operazione dei carabinieri di Bassano che ha permesso l'arresto di due presunti truffatori. Vostro figlio Roberto ha causato un incidente, ha fatto male a due persone e adesso lo stiamo portando in caserma per arrestarlo. Ma chi? Cosa? Signora, state calma. Dio mio, non è possibile! Signora, però possiamo sistemare la cosa se riusciamo a pagare un avvocato. Ci vogliono subito 3.000 euro. Ce ne avete 3.000 euro? Eh? Sì! No, sì, ho solo 2.000 euro qua in casa. Signora, avete oro, catene, bracciali, anelli in casa? Sì, 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 sì! Vanno bene pure quelli. Tra 5 minuti passa l'avvocato Rocco e consegnate tutto all'avvocato, che così sistema la cosa. Avete capito? 11 colpi tra Bassanese, Rosai Rossano in particolare, e la provincia di Vicenza, un copione ben collaudato, quello messo in piedi da due napoletani, che ha fruttato in pochissimi mesi un bottino da 100.000 euro ai danni di ultrasettantenni toccati nei loro affetti più cari. Approfittando dello stato confusionale, avete sentito la simulazione della telefonata, svuotavano case di denaro e gioielli, facendosi direttamente consegnare dagli anziani presi di mira preziosi e contante. Operazione Fake Cops, che ha visto impegnati i carabinieri di Bassano, che hanno costituito un apposito team che in due mesi ha permesso di risalire al telefonista Pasquale di Annicella, 29 anni, che contattava le vittime senza mai spostarsi da Napoli, e al finto avvocato Giovanni D'Angelo, 45enne. Entrambi ben noti alle forze di polizia sono in carcere con le accuse di truffa ed estorsione aggravate. Indagini continuano, difatti noi siamo arrivati quasi a quota 30 fra colpi consumati e attentati in molte zone d'Italia, dal Veneto a Liguria, all'Emilia, la Puglia, l'Abruzzo, all'Umbria, proprio a testimoniare un'estrema mobilità e una pervicacia dell'azione criminale che non conosce confini sul territorio nazionale. Colpi in particolare tra il 5 settembre e il 13 dicembre 2017 in tutta Italia. Il sedicente avvocato, infatti, è stato fermato dai carabinieri mentre stava entrando in azione a Gallipoli. Razzava appartamenti tra Vicentino ed il Bassanese. Arrestato più volte e si era reso latitante, ma la polizia è andata a prenderselo. Recidivo e seriale, Catalin Marin Ene, romeno di 27 anni, era il topo d'appartamento che imperversava nel Vicentino e Bassanese. I suoi colpi a Rosà, arrestato in flagranza con in mano gli arnesi da scasso, era vaso per ben due volte dagli arresti domiciliari a Tezze sul Brenta. L'ultimo 8 gennaio dell'anno scorso, Catalin aveva cercato di far perdere le tracce, ma gli agenti e la squadra mobile di Vicenza ne hanno seguito il filo in tutta Europa, dalla Francia alla Svizzera, soprattutto in Romania, dove alla fine è stato individuato. Pensava di essere in salvo, tornato nel suo paese, ed invece grazie anche alla collaborazione della polizia romena siamo riusciti a rintracciarlo. Poi attraverso la nostra procura della Repubblica, il procuratore in prima persona, proprio attesa la pericolosità del soggetto, ha emesso un mandato d'arresto europeo, e quindi l'altro ieri con la polizia romena è stato fatto un blitz in un appartamento a Galati e siamo riusciti ad arrestarlo. Con il prossimo servizio andiamo a Carpenè. I residenti hanno chiesto il nostro intervento, guardate. La notte facciamo sveglia, peccato che non ci sia qualche partita di calcio, perché no, come guarderei, e invece mi tocca sta sveglia. Un disastro, trema tutta la casa, come un terremoto. Comincia a passare sti camion, che dicono che solo la mattina ne passa 150, io non riesco a dormire più, ma faccio i salti sul letto, mi sveglio proprio come che la casa... tremasse tutta. Bisognerebbe mettere qua i nostri politici o chi di dovere a vedere e farli dormire qua una settimana, vivere qua una settimana. Dopo se ne accorgerebbero. Sono davvero arrivate al limite della sopportazione le residenti che hanno chiamato Rete Veneta per denunciare una situazione definita invivibile. Siamo a Capanè di San Nazario, a causa delle buche lungo la trafficatissima Valsugana, infatti, in prossimità dell'incrocio semaforico. Il passaggio dei camion in orario notturno sta sconvolgendo le vite di chi viene in prossimità della strada. Rumori così forti che non ce la fanno più. Andiamo avanti la storia. Adesso sempre di più. Sempre di più, perché man mano che si rompe di più e il rumore si sente più. Quello è stato fatto. Vengono un po' di caltami, le chiudono un po' sopra così, della settimana dopo
è più grande. E sono 63 anni che sono qua io e non è cambiato niente. E dopo continua a aggiungere palettate di asfalto, cosa fa? Chiude il buco centrale e intorno naturalmente non è vivibile. Non è vivibile. Siamo là un attimo su dormiveglia, fai dei salti per forza, perché specialmente se i cani non sono vuoti, è un certo momento che si sa niente. Una bella pastiglia così mi prendo tutte le mattine dal mal di testa. Non va bene così. Dai, non si può per 2-3 buche lasciare un paese così, insomma, dai. Una vergogna proprio. Noi vecchi, che oltretutto ci portano al cimitero prima del tempo, perché purtroppo è invivibile, proprio invivibile. C'è molta rabbia però anche. C'è molta rabbia, molta rabbia. Ieri ve li abbiamo mostrati ancora in treno. Oggi per i neoparlamentari bassanesi è l'emozione del primo giorno. Onorevole colleghe e onorevoli colleghi, con l'emozione che è propria di un momento così profondamente solenne, quale l'insediamento dei due rami del Parlamento e dunque l'avvio ufficiale di questa 18ª legislatura, voglio darvi il mio affettuoso benvenuto. Primo giorno di lavoro per i neoparlamentari della 18ª legislatura. Questa mattina è il primo atto, con l'insediamento ufficiale di Camera e Senato e le prime fumate bianche per l'elezione dei presidenti. Tra i parlamentari al debutto anche tanti bassanesi, che non hanno certo mancato di mostrare sui social network l'emozione del loro primo giorno. Si comincia, scrive sintetica la rosatese Barbara Guidolin, neosenatrice del Movimento 5 Stelle, che immortala in un'immagine i primissimi lavori di Palazzo Madama. Il riferimento al Veneto invece è il filo conduttore dei post pubblicati dagli onorevoli leghisti Silvia Covolo e Germano Racchella. L'ex sindaco di Breganze scrive: non vedo l'ora di iniziare a produrre e a lavorare anche per il nostro territorio. Gli fa eco l'ex primo cittadino di Cartigliano che scrive: dopo l'emozione di entrare per la prima volta in aula, ora si comincia, avanti con gli obiettivi per il nostro territorio, il nostro Veneto. Nulla invece dalla pentastellata Sara Cugnal. Dopo l'inghippo social sui vaccini, l'onorevole Di Gismon ha forse preferito evitare nuovi post sul suo profilo. E dopo quartiere Firenze e San Vito, i profughi sono al lavoro anche in quartiere Angarano. Yamè ha 19 anni e viene dalla Guinea. È uno dei richiedenti asilo ospitati da tempo a Bassano che hanno scelto di prendere parte come volontari al progetto di pulizia dei quartieri cittadini. Oggi per la prima volta, assieme ad un paio di compagni, ha lavorato alcune ore a pochi passi dal Ponte Vecchio, nella zona di Angarano. Arrivato in Italia da solo, lasciando in Africa la madre e i tre fratelli, Yamè si dice felice di poter rendersi utile per la comunità che lo ospita da oltre un anno. Sono molto contento, però in questa chiesa è meraviglioso, ma noi siamo qua adesso per fare volontari al lavoro. Accanto ai richiedenti asilo oggi c'è il presidente di Angarano, uno dei quartieri che ha scelto di avvalersi dell'aiuto dei profughi per più ragioni. Che tanto sia utile per il quartiere, innanzitutto per i residenti, avere un quartiere più pulito. In subordine poi ci sta anche il fatto che favorire l'integrazione rispetto ai richiedenti asilo credo sia una buona pratica, nel senso che imparano le regole, imparano la lingua italiana, vanno a scuola, si danno da fare per il quartiere, possono essere importanti anche per nella nostra città di Bassano. Oggi per il richiedente asilo è stato il primo giorno di lavoro ad Angarano, ma non sarà certo l'ultimo. Parliamo ora di Olimpiadi, perché c'è un alleato in più ora. Vediamolo nel prossimo servizio. Un nuovo alleato per le Olimpiadi invernali nell'arco montano del Veneto. A schierarsi al fianco della proposta del governatore Luca Zaia e Mario Pozza, presidente di Union Camere. Un appoggio con convinzione e concretezza, ha spiegato, sollecitando anche le province autonome di Bolzano e Trento a fare squadra. Un primo passo verso la proposta firmata a Rete Veneta di portare un po' di entusiasmo olimpico anche nell'altopiano di Asiago, che ha strutture pronte ad accogliere ben più di uno sport. È un'importante occasione, afferma Pozza, che non deve essere persa per il Veneto, dal momento che in una visione nazionale alcune regioni del nord Italia hanno già goduto di importanti eventi mondiali europei, dall'Expo della Lombardia ai 20esimi giochi olimpici invernali per il Piemonte, passando per Genova, capitale europea della cultura. Questa insomma deve essere la volta del Veneto, questa insomma, aggiungiamo noi, può essere la grande occasione per l'altopiano di Asiago. Domani e domenica le giornate di primavera del FAI, a 9 4 siti suggestivi da visitare in un percorso gratuito, guidato.
Tutto pronto per le giornate di primavera del FAI, domani e domenica, anche a 9 si potranno visitare in via eccezionale 4 siti che raccontano la storia e la cultura della terra della ceramica. Porte spalancate per la prima volta a Palazzo Baccin, ma anche al Mulino Pesta Sassistringa, al Museo della Ceramica, alla Fabbrica Barettoni, luoghi che rappresentano una realtà di ieri, rivolta al domani. Sabato quindi dalle 15.30 alle 18.30, domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30, chiunque potrà partecipare alle visite che partiranno dal Centralismo Museo della Ceramica per raggiungere, accompagnati dagli studenti Cicerone, tutti i siti. Un'opportunità unica, ricordando che nel ristrutturato Palazzo Baccin si potranno ammirare veri gioielli dell'arte. Lungo interrogatorio in procura a Padova per l'assessore Filippo De Rossi. L'amministratore doveva difendersi dalle accuse di due imprenditrici della città murata. L'avvocato di De Rossi chiederà l'archiviazione. Due ore e mezzo di interrogatorio in procura per Filippo De Rossi, l'assessore al commercio di Cittadella, accusato dal pubblico ministero Sergio Dini di concussione per aver agevolato le pratiche a un ambulante e a una proprietaria di bed and breakfast. Alle due donne avrebbe chiesto in cambio favori sessuali. De Rossi in tribunale accompagnato dalla moglie di Letta e dagli avvocati Bertollo e Costa. Ho spiegato sicuramente cosa era dentro e quindi insomma, il punto focale è che De Rossi non ha chiesto nessun favore sessuale in cambio di alcunché, quindi questo è il punto fondamentale. Questo è il punto di indagine, questo è, sarebbe reato, e reato non c'è, perché non ha chiesto nessun favore in cambio di alcunché. Faremo una memoria spiegando quanto dobbiamo dire, e diciamo che siamo fiduciosi di poter spiegare le nostre ragioni, quindi speriamo che crediamo in un'archiviazione. Non... Quindi l'impianto accusatorio basato su una pratica di una bancarella da risolvere in cambio di favori sessuali e su delle avance rivolte alla proprietaria di un B&B durante una visita in piena notte pare non reggere più? C'è stato nessun controllo notturno, quindi non è che l'assessore De Rossi va a fare un'ispezione alle due di notte in un bed and breakfast. Come si è spiegato? Qualche mossa politica, qualche rispetto? Ma non facciamo queste occupazioni mentali, vediamo. Dovremmo parlarne o state valutando anche questa eventualità? Valuteremo alla fine poi cosa. Su questo punto solo non vogliamo dire nulla. Va al funerale dell'amico ma si accascia al suolo e muore. È successo a Gazzo Padovano. Un malore improvviso sul posto di lavoro è stato fatale per un piccolo imprenditore di 49 anni impegnato in dei lavori condominiali a Reschigliano di Campodarsego. Il piastrellista è caduto a terra nel cortile dove aveva posizionato delle mattonelle. I sanitari del suo 118, intervenuti anche con l'eli soccorso, non hanno potuto fra l'altro che constatarne il decesso probabilmente a causa di un infarto. Parliamo ora degli incentivi per le attività commerciali a Carmignano. Contributi per l'apertura di nuovi negozi, attività artigianali o per interventi migliorativi alle esistenti. Il comune di Carmignano di Brenta ha stanziato 30.000 euro tramite due bandi con contributo a fondo perduto per attività commerciali e imprenditoriali in paese. I finanziamenti riservati a nuove aperture avvenute quest'anno fino al 31 luglio vanno da 2.000 a 4.000 euro. Genitori contro l'autista dello scuolabus, ora interviene il comune. Scandalo e sdegno a Massanzago. I genitori dei piccoli utenti dello scuolabus chiedono la rimozione di un autista, reo, a loro dire, di aver bestemmiato e aver usato un linguaggio sconveniente davanti ai bimbi delle scuole primarie. L'episodio si sarebbe verificato lo scorso mercoledì. L'uomo avrebbe bestemmiato davanti ai bimbi in presenza di un insegnante che li accompagnava. La donna lo avrebbe ripreso e in tutta risposta avrebbe ricevuto pesanti invettive. Sia la scuola che il comune stanno svolgendo le verifiche per la ricostruzione dei fatti. Siamo in chiusura di telegiornale, vi ricordo la diretta di Focus questa sera alle 21.20 con il nostro direttore Luigi Baccialli, ci saranno anche Alberto Panfiglio, Maria Rosa Barazza, Beoninia Melissia Sciani, Giancarlo Iannicelli, Vittorio Zanini e Nura Lishek. E ovviamente anche voi telespettatori potete partecipare alla diretta. Ora vediamo che tempo farà domani. Intanto vi ringrazio dell'attenzione, vi auguro una buona continuazione di serata. Arrivederci. A Pasqua lasciati sorprendere dal gusto, dai sapori e dai colori della tradizione del panificio Carlani. Respira il profumo e assapora le nostre focacce e colombe farcite per tutti i gusti. Le previsioni per domani: alternanza di nuvole e rasserenamenti, probabilità bassa di precipitazioni in prevalenza assenti. Sulla pianura localmente brevi piogge a tratti.
Temperature in pianura di notte in aumento anche sensibile e di giorno senza variazioni di rilievo. Sui monti valori notturni stazionari e valori diurni in leggero calo. Delizia al palato di grandi e piccini con le squisite uova di cioccolato realizzate da un vero artista del cioccolato e personalizza le tue sorprese. Buona Pasqua dal panificio Garlani a San Zeno di Cassola. Panificio Garlani, da 45 anni il gusto della tradizione.